Ciao a tutti, benvenuti in questo nuovo video, benvenuti in questa nuova reaction. Avete visto chi è l'ospite di oggi? E diciamo che è un po' una reaction, fra virgolette, speciale, nel senso che, come avete visto sul canale, non ne sto più facendo, perché mi sono messo a fare altre cose che faccio durante il giorno, a parte, vabbè, andare a correre, cose per i vinili, tutto un po'. Quindi di mettermi lì a fare la reaction, montarla, tutto, non è che avevo più tanta voglia, cioè proprio mettermi lì a ascoltare di continuo. Anche perché in realtà sto ascoltando di continuo album, album, album di artisti, sia di quelli che ho già i CD e vinili, sia di nuovi perché appunto per la collezione. Quindi questa reaction è fra virgolette speciale, nel senso che oggi Nine mi ha scritto, mi fa alle 9:30 esce la canzone nuova, se vuoi ascoltartela, se vuoi farci un video, mi fa piacere. E siccome con Nine avete visto sul canale, siamo già a tre. Questa è la quarta reaction. Diverse volte abbiamo parlato, lo seguo, mi segue, guardo le sue storie, tutto un po' così. Si è creato una specie di rapporto di conoscenza, barra amicizia, mettiamola come volete. Mi piace sia artisticamente, cioè quindi come fa musica, come rappa e tutto, sia per i suoi ideali praticamente, ovvero che vuol portare in alto la Basilicata, vuol dare voce a una regione, ha il suo obiettivo e continua a seguirlo, sia nei pezzi che abbiamo ascoltato, ma sia anche nelle storie di tutti i giorni che mette, magari così, si vede che non è un montato, non gli interessa ostentare qualcosa o quello che volete, è molto vero, molto di strada, mettiamola così. Mi piace il fatto che non dice minchiate solo per farsi grosso, perché non ha bisogno. Quindi, fatta tutta questa premessa, sarà l'unico ragazzo artista, a cui farò una reaction ora. Poi, se ritorneranno nel futuro, non lo so, però per adesso solo lui, perché appunto mi sono messo a fare altre robe. Avrei dovuto fare anche quella di Infernum di Murbutu, che avevo detto diverse volte, però come avete visto neanche quella è uscita, quindi per farvi capire che siamo passati dal faccio tutti al faccio solo gli artisti affermati, diciamo che escono gli album da ascoltarmi, al non sto facendo più nessuno perché appunto mi sono messo a fare altra roba. Fate conto che sto ascoltando la media di 2-3 album al giorno, quindi anche fare una reaction non ce l'avrei proprio con la testa a star concentrato a ascoltarlo. Tra l'altro, oggi non ho ascoltato album, quindi mi ascolto una canzone. Vi chiederete come mai sto parlando di continuo? Perché sto aspettando alle 9:30 che esce la canzone su YouTube con la premiere. Mancano 2 minuti, quindi per ingannare l'attesa mi sono preparato un po' di Amaro Lucano, che è quello che avete visto nel video. Sì, non l'ho ancora finito, ma finirà presto. Quindi, Amaro Lucano, se me vuoi inviare una bottiglia, io sono qua. Bevete responsabilmente. Parliamo della copertina intanto, molto stretta appunto, lui su questo cassone che è tipo quello che portano le ruspe, se non sbaglio, perché c'ha le pedane quelle che si abbassano, con la felpa Cat di Caterpillar, quindi tema ruspe, perfetto. Mi piace la composizione come è fatta, quindi una pedana di qua, lui al centro perfetto e l'altra pedana di qua che sembra quasi un fotomontaggio, sta per iniziare, quindi aspettate con me. Comunque il titolo Tuta da 20 mi ha spiegato cos'è, ve lo spiego dopo, prima voglio sentirla e vedere se riesco a trovare quello che mi ha detto. Produzione di Wizard, vi ricordo che in descrizione trovate il link alla canzone, quindi al canale YouTube e al profilo Instagram, sia suo sia quello di Valhalla Box, che è tutto il progetto, diciamo, etichetta, studio, team, quelle robe lì. Ora sentiamo. Inizia subito così, le riprese del camion che abbiamo visto prima nella zona tutta industriale. Nine Wizard. È tutta nel bar. Devo un attimo riprendermi dal capire. La base spacca un botto, picchia tantissimo. Non scherzare per i soldi siamo bestie, aspettiamo l'informazione e si esce. Le mani sono pulite. In mezzo ai serpenti è un tiro. Tutta da 20 è un obiettivo. Oh, questo cuore intendeva. Oh.
Niente champagne, alcolici peggiori. Pinzoni, ma se hanno problemi, pregano i terroni. Dimmi quello che ti serve, chiami noi. Bello il flow così martellato. Io sono asfalto titolari da sempre, non ci sporchiamo mica con le merde. Quella è roba zero solo da riserve. Giriamo quartieri, tasche vuote e testata, sapendo che vinta una guerra se ne fa un'altra. Vinta una guerra se ne fa un'altra. 20. Oh. Bello anche il mood un po' più ritmato così. Oh. Comunque Lucani ce l'ho in playlist Spotify per andare a correre. Tanta roba, eh. Ok, ho ritrovato tutto quello che mi aveva detto. Qua c'erano i due assi. In memoria di una grande anima di strada, RIP Party. Non conosco, però è dedicata a lui. O a lei, penso lui. Valhalla Box, avete visto in alto. Ok, è finita. Essendo una premiere non vedevo quanto durava, dovrebbe essere 2:35. E devo dire che sono passati super in fretta, nonostante abbia detto un botto di cose. Bellissimo il flow così, che l'ha cambiato anche in 2 o 3 occasioni, la base martellava proprio, cioè caricava un botto. Niente, direi di riascoltarla per cercare di capire soprattutto la prima strofa, perché la seconda l'ho capita un po' meglio. Qua da come era partita non me l'aspettavo assolutamente poi così potente. Comunque, se arriva uno che ti fa nine così, io mi cagherei addosso. Cioè, c'ha una potenza solo nella voce. La prima frase proprio non l'ho capita. Stavo così tanto che... ah, muove ste carte. Quindi fa anche vedere le carte. Che mi viene in mente tipo speranza trasim in galera così. Non so se è un verbo in dialetto e cosa vuol dire. È in tutta nel bar. Per me l'infame è solo merce di scarto. Ho perso un po' lo smalto nel capire il dialetto. Bella sta frase, rilassati all'ombra quando il sole picchia forte. Aspettiamo notte. Questo è quello che avevo detto prima. Ok, ho capito questa frase ora. È nella parte che mi aveva detto: aspettiamo informazione, si esce. E poi dice: no, aspetta, cos'è che hai capito? Le nostre mani sono pulite. Quindi non è che usciamo per andare a spacciare roba, ma... quindi paraocchi e tutto dritto verso l'obiettivo. Vaffanculo loro e la roba griffata. Qua non so il verbo, però capisco il senso. Non mi interessa avere l'oro e la maglia griffata, eh. Comando io anche con la roba del mercato. Ecco, anche questo avevo capito prima. Beh, brindano con lo champagne ma restano da soli. Noi abbiamo tutta la squadra con gli alcolici peggiori. Tutti sofisticati. Villette e pilloni, ma se hanno problemi pregano i terroni. Fanno tutti gli altoborghesotti, però poi quando hanno bisogno chiamano loro. Sapendo che vinta una guerra se ne fa un'altra. Tutta da. Ah, vinto una guerra se ne fa un'altra in tutta da 20 e parte il ritornello. Molto molto bella. Anzi, lascio like. Anche dopo il secondo ascolto mi è piaciuta ancora di più perché ho capito altre cose. 2 minuti e 39 precisi sono. Quindi quello che mi aveva scritto lui nel messaggio era proprio questo, che traspare dalla canzone. Quindi vuol dire che è riuscito a trasmettere quello che aveva in mente. Per fare qualche soldo in più, invece che spacciare, fare lo spaccino che esci così e poi ti sporchi le mani, c'è qualche altro metodo più sottobanco così, che ovviamente non è del tutto lecito, però almeno non vai a rovinare la vita a qualcuno. Se spacci roba fatta male, magari lo ammazzi anche uno. Invece qua dice della tuta da 20, la roba contraffatta così, che non è giusto né legalmente né eticamente, però almeno non è ammazzato nessuno. Comunque ho notato una certa differenza rispetto alle altre canzoni, dove c'è sempre il vocione, la grinta, però su una base un po' più, come dire, è tipo più musicata, no? Passatemi il termine, avete capito forse? Se non avete capito, non so come spiegarvelo. Il video è fatto benissimo perché proprio la location in cui è fatto
con la felpa caterpillar, tutti i rottami così, riprende perfettamente la canzone. Quindi bravo Nine, come sempre complimenti perché va di brutto. Ormai siamo a 4 canzoni uscite, di cui ho fatto anche altre tante reaction. Speriamo che prima o poi alla collezione dei CD o vinili lì si aggiungerà qualche album di Nine. Un bel CD, voglio essere uno dei primi a prenderlo. Visto che ormai si sta annacquando, mi finisco l'Amaro Lucano. Vi ricordo che in descrizione ci sono i link per andarlo a seguire e andare ad ascoltare la canzone. Lasciate like e seguitelo se vi è piaciuto. Iscrivetevi al mio canale, fatelo perché siamo quasi a 1000 e a 1000 si sboccia. No, facciamo niente, non faccio un cazzo, però arriviamo a 1000. Commentate dicendomi cosa ne pensate. Ci vediamo al prossimo video. Ciao!